Ringrazio innanzitutto Monsignor Castellucci che mi ha dato l'opportunità di celebrare questa Eucaristia insieme a voi. Ringrazio Don Gildo per le parole cordiali e affettuose che mi ha rivolto all'inizio di questa celebrazione eucaristica. Ringrazio le autorità civili qui presenti e ringrazio naturalmente tutti voi che siamo insieme, perché siamo insieme riuniti per celebrare e ricordare un evento che è sicuramente un evento storico. Il 26 giugno del 2012 era una giornata accarezzata da una leggera brezza, ma con un cielo plumbeo squarciato dal sole. All'ingresso di Rovereto c'era uno striscione con su scritto «Il Signore è la nostra speranza». Era stato fissato davanti alle case devastate dal terremoto che ha ucciso, seminato paura e fermato l'economia. Tanti i vescovi, i sacerdoti, le famiglie, i bambini, i volontari che hanno cantato e applaudito all'arrivo di Benedetto XVI. Il Papa si è fermato a pregare davanti alla chiesa parrocchiale di Santa Caterina d'Alessandria per le vittime del terremoto e per Don Ivan Martini, schiacciato dalle macerie, mentre tentava di salvare la statua della Madonna. Poi, dopo aver salutato i tanti giornalisti presenti, il Pontefice si è recato all'incrocio tra via della Chiesa Sud e via Garibaldi, dove era stato sistemato il gazebo per i discorsi ufficiali. Alla grande esplosione di gioia ha fatto seguito il silenzio dell'ascolto. E così, per qualche ora, Rovereto è diventato il centro del mondo e della speranza. Qui, dopo i saluti e i ringraziamenti del Cardinal Cafarra, Presidente della Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna, e del Presidente della Regione Vasco Errani, le parole del Pontefice. Dal discorso del Cardinale Arcivescovo di Bologna vorrei ricordare la citazione che egli fece, così l'ha definito, del più emiliano degli scrittori, Giovannino Guareschi, che pone sulla bocca di Don Camillo, dopo la storica e distruttrice alluvione del Po, queste parole. Le acque escono tumultuose dal letto del loro fiume e tutto travolgono, ma un giorno ritorneranno placide nel loro alveo e il sole tornerà a splendere. E anche se avrete perso ogni cosa, sarete ancora ricchi se non avrete perso la fede. Il presidente Errani, nel suo intervento, ha sottolineato, tra l'altro, come la ricostruzione dovesse cominciare dalle scuole, perché, egli disse, una società moderna e solidale si misura da come tratta anziani e bambini. Del discorso del Pontefice vorrei ricordare la citazione del Salmo 46, nel quale è presente l'immagine del terremoto con lo sconvolgimento che essa provoca nelle vite delle persone. Eppure, ci disse il Papa, c'è in tutta la paura e l'angoscia soprattutto la certezza che Dio è con noi. Come il bambino che sa sempre di poter contare sulla mamma e sul papà perché si sente amato, voluto, qualunque cosa accada. Così siamo noi rispetto a Dio, piccoli, fragili, ma sicuri nelle sue mani, cioè affidati al suo amore che è solido come una roccia. Questo amore noi lo vediamo in Cristo crocifisso, che è il segno al tempo stesso del dolore, della sofferenza e dell'amore.
è la rivelazione di Dio amore, solidale con noi, fino all'estrema umiliazione. Queste le parole del Papa. Si tratta di parole che allora ci commossero e ci richiamarono a ciò che è essenziale, ma che giungono al nostro cuore anche oggi, perché i tempi in cui viviamo non sono certi privi di sofferenza e di complessità, e necessitano di speranza e di qualcuno che ci indichi a chi guardare, che ci aiuti a tenere gli occhi puntati verso il cielo. Vorrei poi ricordare l'elogio che ha fatto degli emiliani. Disse: «Voi siete gente che tutti gli italiani stimano per la vostra umanità e socievolezza, per la laboriosità unita alla giovialità. Tutto ciò è ora messo a dura prova da questa situazione, ma essa non deve e non può intaccare quello che siete come popolo, la vostra storia e la vostra cultura. Rimanete fedeli alla vostra vocazione di gente fraterna e solidale e affronterete ogni cosa con pazienza e determinazione, respingendo le tentazioni che purtroppo sono connesse a questi momenti di debolezza e di bisogno». Il Papa, tornando all'elicottero che lo attendeva al campo sportivo di San Marino per riportarlo in Vaticano, mi disse di essere rimasto stupito per l'affetto, il calore, la gioia e la gratitudine espressi dalle migliaia di persone presenti. E pensare che eravamo noi ad essere grati a Lui che era venuto a trovarci. Infatti la parola grazie all'indirizzo del Papa era quella più ricorrente tra la gente che stava soffrendo. Mi sembra che il senso della sua visita e le motivazioni che lo hanno spinto a compierla siano da ricercarsi nella confidenza fatta all'inizio del suo discorso. Fin dai primi giorni del terremoto, disse, che vi ha colpito, sono stato sempre vicino a voi con la preghiera e l'interessamento. Ma quando ho visto che la prova era diventata più dura, ho sentito in modo sempre più forte il bisogno di venire di persona in mezzo a voi. E ringrazio il Signore che me lo ha concesso. Abbraccio con la mente e con il cuore tutti i paesi, tutte le popolazioni che hanno subito danni al tal sisma, specialmente le famiglie e le comunità che piangono i defunti. Avrei voluto visitare tutte le comunità per rendermi presente in modo personale e concreto, ma voi sapete bene quanto sarebbe stato difficile. In questo momento però vorrei che tutti, in ogni paese, sentiste come il cuore del Papa è vicino al vostro cuore per consolarvi, ma soprattutto per incoraggiarvi e per sostenervi. Parole queste che rivelano la grandezza del cuore di un padre che partecipa alle sofferenze dei suoi figli e non vuole lasciarli soli nel momento della prova. La paternità di Benedetto XVI si è poi concretizzata nella disponibilità a rompere ogni forma di protocollo per offrire al maggior numero di persone la possibilità di accostarlo senza alcuna restrizione. E così non solo esponenti del clero ed autorità, ma anche famiglie con i loro bambini, esponenti della protezione civile, volontari, vigili del fuoco e tante altre persone hanno potuto avvicinarlo senza restrizioni, dimostrando così che la sua vicinanza a noi era vera e sincera, perché fatta non solo di parole toccanti, ma anche di gesti e di azioni. Gesti e azioni che continueranno anche dopo la sua visita. Ma questa è un'altra storia. Una storia che molti di voi conoscono e che si chiama Fides et Labor.